Microfono attivo, serata partita. Ah, live. Live. La Sinners. La mod con le più drammatiche crisi di identità della storia delle mod. Buonasera ragazzi, io sono Mini Sub. Con voi, qui, ho visto la patch. Ho visto la patch, ne ho parlato oggi su All Gen. Non preoccupatevi, non parliamo della patch di Elden Ring. Io di Elden Ring devo fare tante cose. Ma come si fa a vivere e a farle? Dio! Perché è così attraente fare lo streamer, ragazzi? Perché non si deve fare, eh? Perché in parte, per certi versi, solo per certi, non sto sminuendo, è la morte della creatività, della morte dell'autorialità, salvo casi particolari, di forte impegno nell'only streaming, che io non accetterei perché i video sono un'altra cosa. Ai ai ai. Yes, indeed. Oh yeah, chicos. Vámonos. Tenemos que empezar. Volvemos a Lothric. Game capture. Allora, thank you for playing Cinders. È la tradizione. Quando arriva il segnale all'OBS, il gioco crasha. Ma solo una volta. Eres guapo. Grazie, Tauma, del complimento. Spagnolo acceso, esatto. Ah, giusto. C'è un enorme bisogno. Ho un enorme bisogno di applicare la mod che permette di utilizzare la borderless window, perché è assolutamente ingiocabile per me. Da streamer, diciamo, senza borderless. So che parlo arabo per chi non è avvezzo allo smanettamento PC, ma mi riferisco al fatto che io non posso uscire dalla finestra di gioco e andare su Telegram, sulla chat o su Streamlabs senza fare un macello. Noto assolutamente dettagli, quindi devo stare anche attento con i termini. Allora, siamo pronti. Com'è il volume per voi? Non vorrei che fosse. Hanno messo le investigations in Sunbreak? Ok, è basso per voi, perfetto. Ragazzi, io ho deciso di giocare Sunbreak solo con voi e perché è così basso? Vabbè, io ho deciso di non guardare il video di Sunbreak oggi uscito perché non l'ho ancora finito e non volevo essere. Non è che per caso ho abbassato. Ah, sono come quelli di Monster Hunter 4 Ultimate. Vabbè, sapete che io ci tengo molto a essere libero di interagire con voi nelle stream. Ah, ecco perché. Scommettete che adesso non è basso. Perfetto. Credo che giocheremo Stray perché non dura molto. Ah. Allora. Andiamo. Here we are. Dio mio, ragazzi. Che voglia che ho. Allora, mi dispiace ripeterlo sempre ogni volta, ma vi dirò che è abbastanza esilarante quanta carica dia a giocare questa mod in nome della sua probabile folle estensione di contenuto.
Non ho mai giocato in tutta la mia vita una mod, e a dire il vero, in questo caso potremmo anche dire un videogioco, perché fondamentalmente è ovviamente privo di qualunque equilibrio e logica di design, ma non ho praticamente mai giocato un titolo e una mod che mi desse quel brivido a ogni singolo equipaggiamento trovato. Forse Final Fantasy IX? Sì! Final Fantasy IX. Sì, ci sta, ci sta. Però, allora, grazie dell'hype train di livello 5, ragazzi. Ora vamos a empezar? Sì? Nico, John, Cesar, Alex97, Sandro Khan, Alepado. Niente, non posso ringraziarvi senza... Felpato, Babs, Angel School, Daniele, 320-556-75-575, Mark085, Devil9366, Georgiok, Laston, Algar Lawyer, Jordi the Third, Shiroi, Ryu. Oh, che parole stupende, grazie ragazzi. Nicola, il chitarrista. Oh! Ah! Ok. I guess? Ah, sì. Handsome Fred 94, Mike 1986B, Berxephon 15 Shadow 95, Kyugi Galaru. Grazie a tutti. Druk. Non può esserci desync della mia voce. Davvero? Cosa mi dicono i moderatori? Ah, che posso installare... Oh, ok. I moderatori mi stanno consigliando che posso anche mid-live installare le estensioni che mi permettono di giocare Borderless. La prossima volta non c'è problema. Allora... Abbiamo adesso diverse scelte. Vi dirò, per chi si chiedesse come mai sono invisibile, perché sono in questo stato, eccetera, 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 ragazzi, non abbiamo troppe live di Cinders, potete assolutamente recuperarle senza sentirvi in colpa. Devo spostare il sub goal perché ho aumentato i miei HP oltre il limite. Che cosa cartunesca. Ok, perfetto, grazie ragazzi, siete meravigliosi, lo state già facendo esplodere, siamo a metà. Allora... È perché i pezzi... Perché ho fatto questa introduzione, ragazzi? Perché tutti i pezzi di equipaggiamento della Cinders hanno abilità speciali. Questo, per esempio, renders the wearer translucent, reducing detection via scythe by 17%. Ok? Ma ogni pezzo ha una sua funzione passiva estremamente interessante. Per questo è così divertente andare a trovare i tesori. Per esempio, questo elmo cut content è del 2.5%. Perché è cut content? Sì, è cut content questo. Detto ciò, noi abbiamo appena scoperto che è possibile vincere anche sfide assolutamente innaturali, completamente folli, attraverso l'equilibrio di gioco che hanno creato questi modder. Per esempio, abbiamo potuto sconfiggere i principi sopravvissuti all'estinzione dei demoni e la loro forma, diciamo, rinata, senza troppe difficoltà, senza serie difficoltà, ok? Un po' di trial and error e via. Quello che però non vorrei fare è forzare troppo la mano. Non vorrei andare alla Ringed City, mi sembra volgare. Ciò non di meno, potremmo andare al giardino del re consumato. Ma è anche vera un'altra realtà. Mi stucca l'idea di avere continuamente equipaggiati i Pilgrims of Dark One. Perché? O meglio, First. Perché... Non abbiamo Carla a portata di mano, e la cosa mi sembra abbastanza volgare anche qua. Quindi io vorrei, prima di... con arma più uno, sì. Vorrei... attivare intanto un'altra maledizione. Che era... Ah, non mi dici più qual è? Devo aprire la wiki? Volevo disattivare
Volevo disattivare il re... Grazie Tanokami di cuore. Volevo disattivare il regen degli MP per avere più anime. Perché noi abbiamo... Mi pare... Ecco qua questo anello. Esattamente. Qual è quella che ti blocca il regen degli MP? Checco Gendo, grazie delle parole stupende. Budino Ninja, welcome back. Mr. Teo, The Mask. Druk, la recluta. Simplicity. Ok. E quanto ci va a costare? Per il 10% delle anime. Boh. Fosse stato il 20, l'avrei presa. Non ci interessa proprio, ragazzi. Allora, quindi volevo provare anche a cambiare Covenant. Bro, tu sei sempre stato qui. Ci avevo già parlato, no? Pretty. Ah no, physical damage qua. Ok. Mi aumenta il peso troppo. Vabbè, per ora niente allora. Ok. E quindi vorrei fare un reset. Io non voglio giocare frettolosamente o superficialmente questa mod, ragazzi. Vorrei fare le cose per bene. Quindi partiamo dal capire. Oh, parla in latino. No, io devo sapere... Ma come funziona? C'è nessuna spiegazione. Per esempio, vediamo un po'. Airy Signet. Potrebbe esserci utile per tutta la run. Vediamo un po', io faccio adesso. Ah, non è che sono effetti particolari. Semplicemente aumenta... Primordial Fragments. Io ne ho parecchi, però. Ne avrò quattro, no?
Guardate, ne ho 90, ne ho più di 100 di queste. Porterò prima Cult of the Lamb. Ah, è il più 1 etch degli anelli. Ok. Quindi si arriva fino al più 5. Dove sono i miei Primordial Fragment? Non sono consumabili. Non sono. Ah, eccoli. Ne ho 5? Ne ho 5? E la domanda che mi faccio io a questo punto è: se io faccio apply, se superior è 6, per portare da superior a legendary me ne servono 4 o 10? Se io la rendo superior e poi voglio renderla legendary. Ah, come gli upgrade delle armi. Quindi sono in ordine. Ah, non posso portarla. Ah, è 2 più 4 più 6. Fuck! Ok, allora mi permetto. Ma è un gioco. È una mod infinita se vuoi farla seriamente questa. Puoi farti delle build che spaccano completamente il gioco, lo smontano come se fosse un castello Lego. Ah, non ho più la skill di fare no damage, però. Credo. Ciao. Già, non sono più sul pezzo. A parte che non mi vedo con quell'anello, lo ammetto. Non vedo una merda. Scusate la volgarità, eh. Non volevo essere volgare. Non vedo dove sono, non mi vedo rollare, sono invisibile. Non era un buon momento per bere, però vabbè. Per ucciderlo si può fare, dai. Devo togliermi l'anello del. Vi ricordate quanto c'era difficile sconfiggerlo prima? Che figata, eh. Sì, no, è ovvio che posso togliere lo stealth per i boss, solo che non ero pronto. Dai, droppamelo. No. Allora, via lo stealth e ci mettiamo questo. Allora, dobbiamo farlo no damage. Non ci sarà troppo difficile, ovviamente. Devo solo riprendere un secondo in mano la manina. Lo sto risfidando per permettermi di ottenere un Primordial per potenziare lo slash damage, che potrebbe essere, non so in che percentuale, ma sembra interessante. Ah, non mi sono neanche curato, vabbè, figurati. O si muore o si vince. O si muore o si vince. Sei proprio stronzo comunque, perché il parry era buono, ero solo troppo distante. Solo troppo distante, bro. Anche questo era un buon parry, ma ero troppo distante. Facciamolo no damage, droppiamo un po'. Vabbè, sì, il più 2 di destrezza un pochino si fa sentire. Che è successo? Stava crashando. Tutto bene? Tutto ok? Sapete cosa ci mancano noi? Frammenti di Estus. Siamo. No, le mie 20.000 anime! Vabbè che le ho fatte con lui, però mi sento un idiota adesso. Non è meglio Vorta per fare no damage? Onestamente. A livello obiettivo, sì. A livello personale, mi diverte molto di più lui e mi dà un sacco di soddisfazione.
Quindi se posso... Eh sì, con no damage aumenta il drop dell'oggetto prezioso che ci serve. Oh cazzo, Michele! Non era la spallata. Ho pensato che fosse la spallata. Vabbè, ci riprendiamo le nostre anime. Esatto, 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 non ho esplorato le zone normali. Esatto. Esattamente. Mamma mia, che male. Che bello che Dark Souls 3. Merda, l'avrei stordito forse. Beh. Maestro, con quali boss si può essere avidi? Oh, che culo. Con quelli di Dark Souls 1 e Demon Souls. E Dark Souls 2. Da Dark Souls 3 in poi non è cosa. Ok. E cosa diavolo c'è farli un drop? Ok. Quindi ora noi abbiamo 6 Primordial Gems. Quindi possiamo fare una Fine. Quindi l'anello più 2. Facciamo un esempio. A due mani, R1. Questo è un attacco perforante. Sono sicuro che viene calcolato come perforante. Quindi prenderò uno di loro. 300... Ah, 300... Mazza, lo stesso danno? Ok. La Dancer sta bene dove sta adesso. Quindi ora faccio... Affixes. Apply. Ma allora perché me lo fa scegliere? Se faccio Fine. Ah... Ok. Accessory fixed. Ok, ho finito. Vediamo un po'. È più 2. Ah, ma ti appare scritto. Quindi è più 4%. Quindi si arriva ad avere il più 20. Beh, non è male in effetti. Ho capito. Molto, molto, molto intrigante il modo in cui si può fare build. 318 al posto di 307. Mi sembra comunque molto modesto il danno rispetto a quello che dovrebbe poter essere, vista la difficoltà della mod. E c'è il dummy per i test, è vero, è vero, è vero. Chapeau. Ah, ma c'era... C'era un... Dov'era? Sì... Aspettate, ho ricevuto un messaggio da un ragazzo di nome Dario, qualche tempo fa, che ha detto, ho un regalo per te. Quello che mi ha detto di aver fatto è incredibile. Allora, è incredibile. Se funziona, avremo davvero... un momento speciale. Vediamo un po'. Footage. Steam Library. Dark Souls 3. Game. Io spero che possa... Non so se Dario è in chat. Allora, io per sicurezza faccio questo. Cioè, quindi in altre parole stiamo aggiornando autonomamente la Cinders, noi.
Ah, ma non funziona? Forse devo... Vediamo. Chiudo e riapro tutto. Così magari lo carica. Perché sì, penso che ormai sia inutile nasconderlo. Questo ragazzo ha implementato lo... Esatto. Lo specialissimo indimenticabile Elmo Regale. Grazie del supporto a tutti, ragazzi. Regular Sam, Lucas Crow, Salser Web, Sir Menarello, Naxi TV, Drean, Desi, Calculon, Semper Fi. Ares, Shaki, grazie. Allora. Oh mio Dio! In Dark Souls 3! Ah! Che spettacolo! Fantastico, ok. Quindi tu cambiavi i connotati estetici. Poi. Tu. L'ha messo per me, sì. Tu metti le maledizioni. Tu vendi la lancia di Hade. La gran lancia di Hade. Ah, Dark Souls 2 all over again. Increases standard damage. Second life. Ok. Ma lo standard damage è un po' difficile da decifrare, eh? Hai detto poco. Non c'erano altre. Non c'erano altre Covenant qua, era pieno. Era zeppo proprio di NPC. Mi ricordo. Sì, Berse, intendevo il 4% in più. Perché la base è 10%, 10 più 4, 14. Eh sì, è danno standard assim, quindi non con armi specifiche, senza blunt, slashing, piercing, eccetera. Invocazioni. Va bene, allora a questo punto vi dico, sono soddisfatto. Vorrei a questo punto. Prendermi questa Covenant, no? Non ce l'ho. Grateful Soul. Possibile che io non abbia proprio nemmeno.
Ah, no, eccola. Way of Blue. Ok, va bene. Finalmente. Vogliamo provare a fare gli eccentrici? Non ho visto l'update di Monster Hunter, lo facciamo sabato. Lo facciamo sabato, ragazzi. Qui non c'è il falò della danzatrice. È vero, ora che ho l'elmo, essere trasparente è un peccato. Ma non sarò trasparente sempre. Semplicemente mi renderò tale quando sarò in aree così pericolose. Cioè, quando vado oltre la mia area di influenza, lo faccio assolutamente, ragazzi. Non sono così scemo, cioè. Siamo almeno onesti con noi stessi, dai. Io ho una staffa che aumenta fire damage. No. Cioè sì, ho la piromanzia. Dai, facciamo così. Lothric Castle. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po' come ci si comporta con queste creature. Io penso molto male, però posso anche spammare. Quindi vediamo un po'. Ok, e mo penso che non sia un problema punirlo. Ah, mamma mia, che bella l'invisibilità. You wish. Ok. Ah, pesa, eh? E non ho visto lo scudo. Non l'ho visto. Non l'ho visto, amico. Devi un po'. Sono invisibile. Sono invisibile. Non vedo la minchia. Credo che l'invisibilità abbia un grosso problema. No, il beam contro chi ha uno scudo, secondo me, è inutile. Allora, se sei invisibile, o combatti contro creature senza voler fare mosse specifiche che riguardano il dover osservare cosa fai e dove sei, oppure non schivi. Non devi rollare se sei invisibile. Oppure semplicemente puoi basarti sull'istinto e le tempistiche, ma devi un minimo ricordarti la creatura e le sue combo. Altrimenti ti si ritorce contro al 1000%. Vediamo un po' quanto gli facciamo male con il raggio della morte, eh? Senti il ruggitino del buono Seiros. Non è male, non è male, non è male. Che è successo? Ah, perché ti sei messo la difesa. E da quando in qua facevate sto scherzetto? Troppo presto, Mike. Tanto mi perdi di vista, eh. Scemo. Guarda un po'. Bello. Non pensavo che... Non conviene più farsi colpire, vero? No. Vabbè, ma... Amico, cioè... Ero convinto di aver fatto la figata, invece mi ha purgato istantaneamente. Che cavolo? Quante anime mi dai? 4000 è un Zigbro. E la Grateful Soul. Sì, ma senza Estus. Groaning Stone. Dobbiamo andare a parlare con i nostri cari amici corvette, eh? Dobbiamo andare... Oh no. Ho appena... cercato di modificare qualcosa su Windows per riaprire la chat. Ok. Non mi ricordavo delle loro mine. Morivano molto prima, ragazzi. Abbiate pazienza. Eccoci qua. Consumed King's Garden. Ora bisogna un po' vedere la situazione, perché... Loro non li uccidevamo prima, non li uccideremo neanche ora. E finalmente l'invisibilità servirà a qualcosa. Sì, porterò Tenchu, ragazzi, manca anche poco. Che figata, eh? Poi siamo qua. Nessuna luce.
Nessuna soddisfazione? Perché l'ho fatta fare lo shortcut? Ho visto l'ultima di Better Call Saul, sì. Non è proprio un talk show questo, ma... Ma non ci sono più tesori qui. Leon the Hero, grazie. Hollyblade, Aiden Origin, Bishop, grazie di cuore. Bears. Sabaku il migliore 1-2-3, grazie del Prime. Comodo un falò qui. Innaturalmente comodo. Dov'è la fregatura? Human Pine, Black Weed, Dark Arrow. Non ci sono tesori in questo posto. Aumenta dell'intelligenza di 10 punti per 300 secondi. Ok. È incredibile quanto Elden Ring sia. Fastroll, salutaci. Boosts Dark Defense. E lo scudo? Ok. Che bella descrizione. Beh, che dire. You wish. Bello quello spadone a due mani pesante. Per fortuna che ho rischiato. Pensavo di aver fatto chissà quale mossa. Merda. Sapevo che mi avrebbe preso in pieno. Mi spiace, ma è più importante lo shortcut dell'onore in questo caso. Quindi, caro mio, hai uno scudo? No? Cazzi tuoi. Hai poise. Lui ha la poise. Ha quello che io non ho. Ha quello che io non avrò mai. Tocca uccidere tutto. Ok. E sono molto contento, ma... il mio vero dubbio è... Perché non ci sono... Ossa del ritorno. Peccato che non posso vederlo adesso. Adesso la apriamo la chest, ragazzi. Sì, si possono forgiare.
Zigbro. C'è anche l'armatura del sangue di drago, ragazzi. Tanta roba. Tutto è bene quel che finisce bene. Beh, immagino che ti farò un male boia con queste. Devi essere debole, ma se sei debole ci si diverte. Non ha messo... weird. Quindi significa che io finalmente posso vivere la mia vendetta contro sti affari. Oh, ce lo siamo guadagnato, eh? Però insomma, 3.000 anime non è qualcosa che vale la pena investire in. Allora, dunque, level up. Dovremmo pensarci, eh? Per ora aumentiamo la destrezza. E vediamo se Oseiros... Credo, onestamente, sarà anche molto tempo che non sfioro Oseiros, ma credo che sia molto doable Oseiros. Interessante. Tu saresti? Sì, è Faris, ovviamente. Ovvio che è Faris, solo che mi riferivo a... Che cos'è? Di sicuro non è un nemico. Che bello che Osiris sembra Ebrietas e poi... Guardate che inquadratura. Ebrietas sarà incredibile da vivere. Yuden, Dark Souls Zen, Dark Mavi. Mimosamente Luigi, Leon the Hero, grazie ancora. Ignorant slaves. You ignorant slaves. Finally taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons. Well, I will not give him up. For he is all that I have. La nostra cara, amata, stupenda censura. Ok, non è cosa. E chi se lo ricorda più sto coso? Faceva ghiaccio, vero? Sì. Minchia. Allora, sì, Osiris è facile, però facendogli poco danno, secondo me, quando va nella fase bordello, fa la maledizione di...
Parlavo di censura perché, per quanto narrativamente nel canon ormai sia così, Ocelot era visibile nel gioco. Semplicemente è stato rimosso perché, beh, viviamo in una società con dei grossi limiti. Aia. Oseiras no damage e 100% primordial drop. Ma non si può fare con l'RM più 4 a livello basso. Fatemi potenziare un po' prima di fare le zozzerie. Anche perché non ricordo più che fa sto coso. Sapete qual è il mio problema? La stamina. Ho un grosso problema con la stamina. Dear little Ocelot, where have you gone? Are you hiding from me? Come out. Come out. Don't be afraid. You were born a child of dragons. What could you possibly fear? Now, now, show yourself, Ocelot. My dear little Ocelot. Ma esiste sanguinamento in sto gioco? Dai, che ho rollato, avevo finito la stamina. Minchia, questa non la ricordavo per niente. È finito. Però, insomma, è... Ripeto, secondo me... Very much doable. Semplicemente abbiamo un problema di stamina che è un po' noioso. Perché sarebbe bello poter fare combo più aggressive e non possiamo permettercelo. We can't, we just can't. Combo that can't. Mamma mia, come sono... Come sono acuto e divertente. Ma come fate? Ma come fate a non iscrivervi al mio canale? Allora. Sardrax, grazie. Zarron, grazie delle 5 sub donate. Ho provato a caricare un attacco, ma... Devo ancora ricordarmi dove posso andargli sotto senza rischio. Ah, dear little Ocelot, where have you gone? Are you hiding from me? Come out, come out. Don't be afraid. You Ma non ci colgo mai? Dragons. What could you possibly fear? 383. Now, now, show yourself, Ocelot. Mamma mia, prendo troppi danni. E non ho cure. Però se no. Da qua. Se no posso usare. Dio santo. Se no posso usare lo scudo e finire la fight senza onore. Non è vero, usare uno scudo non è senza onore, scusate. Quanto Monster Hunter. Vabbè, se si usa lo scudo, ragazzi, è fatta. Non voglio evocare NPC per questo fight, è talmente semplice. Siamo onesti con noi stessi, Osiris non è un boss difficile, al contrario. Sì, potrei equipaggiarmi Zigbro per qualche cura extra, ma se uso lo scudo fin dall'inizio, la fight penso che sia nulla. Vigor Sol 4D, grazie di cuore.
Più che altro stiamo facendo un percorso molto particolare che mi confonde tantissimo. No, pulita non è pulita come boss fight, cioè non tantissimo, però c'è molto di peggio, ragazzi. Where have you gone? Are you hiding from me? Come out. Come out. Non mi aspettavo che facesse l'animazioncina. Parata perfetta. What could you possibly fear? No. No. Show che bello che sei, Seiros. Che bella storia. D'accordo. Prendo atto del mio errore. Non è abbastanza sotto, eh? Va bene. Dai, su. Si colpiscono le palline e via. Va bene. Non ti credo. Avevo anche lo scudo alzato. Mamma mia, arrangi di sta katana. Ah, ma mi pulli la finestra di Vort? Sicuro? Non è molto smart. Mazza, non ci colgo mai. Ok, qua lo scudo non serve a niente, devo rollare. Rischio. Perdonatemi, non ho resistito. Se dico rischio ad alta voce, dovreste aspettarvi la possibilità di vedermi sconfitto. No, più che altro è il sanguinamento che non capisco. Io ho scelto la katana per applicare sanguinamento. Fino ad ora, forse un nemico in tutta la partita ha subito sanguinamento dopo 20 minuti. Quindi non sono per niente convinto che valga la pena avere armi sanguinamento in questa mod. Cioè, non entra neanche una volta. Il sanguinamento fa schifo su Dark Souls. Scegli. Non hai idea di quanto sei fuori dalla verità. Va bene, Dark Souls. Dear little Ocelot, where have you gone? Are you hiding from me? Come out. Come out. Don't be afraid. Hey, die. Ocelot! Okay. Clean as fuck, vero? Non rollo, cioè. Uno sbaglia una volta, cioè. La seconda, no. Rischio. Non conviene granché farlo quel rischio, eh. Sono due attacchi, non uno. Non lo faccio più il rischio. Ho già fatto, cioè, ho capito, basta, non ne vale la pena. Caricato, bro. Minchia, quanto è incazzato. Ignorant slaves, how quickly you forget. Gli attacchi che bypassano lo scudo senza preavviso, quelli non sono davvero divertenti.
Acceleriamo il processo. È successa la classica cosa che conosciamo molto bene di questi boss. A volte la hitbox è nel corpo e non considera la difesa dello scudo perché colpisce in tutte le direzioni. È una roba che... che conosciamo bene. That's it, ragazzi. Niente di particolarmente magico o complesso. E la mia mancanza cronica di stamina, nonostante l'abbia livellata, perché qua l'equilibrio di gioco la fa consumare moltissimo. Dear little Ocelot, where have you gone? Are you hiding from me? Come out. Come out. Don't be afraid. You were born a child of Ocelot. No, ho cercato di allontanarmi in tempo, ma... no! Volevo curarmi! Non rischio! E basta andare dietro! Oh, uno stordimento! Finalmente la mia aggressività è stata ripagata! Oh, devo curare! Non dovevo fare quell'attacco! Lo so che sono due attacchi, però... vabbè. La mia lunga katana che non colpisce nemmeno. Ok. E beh, dopo tanti try ti imparo, cioè. Puoi fare fino a un certo punto il fregare il maestro. Il veterano, il maestro. Padre, no, la coda! Che capriccioso che sono stato. Ah, che grosso errore, bro. Quanto mi dai, però? Pizzadesio, grazie. Vigor Sol, grazie ancora a te. Soul of Consumed Osiris. Tom Osiris. Quanto mi dai? Quanto mi... grazie, ragazzi. 57.000 anime, eh? Quella cosa esplode. No? No. Oh. Ah. Oh boy. E non sono neanche invisibile. Grazie. Seal of Judgment. Seal of Judgment. Mancano le texture qui. Ma cosa cacchio? Frostweb. Ah!
No, cioè non credo sia il caso. Ragazzi, ma come funziona la Cinders? C'è così tanto da fare. Ma... come si arriva alle tombe dimenticate? Minchia. Porca vacca. Che non voglio saperlo, è ovviamente una domanda retorica, amici. Come vi viene in mente che sia una vera domanda? Ok, io. Oh! Oh! Oddio! Ok. Allora. Facciamo con calma, con calma. Matte Matthew, Matteo Armadillo, grazie. Ora con molta calma, eh. E tu? Welcome, Husby. Ashen one, I sense that he is of a thing. No, no. Non ho niente io. Aha. Fammi vedere. Oh, White Dragon Breath e Crystal Storm. Poi... ah, Corrupted Gundyr. La Moonlight Greatsword. Consumed King's Staff. Decisamente fuori dalla nostra portata, a dire il vero, eh? 4.000 anime? Davvero? Oh! Usare le anime dei boss non... no! No! Big nope! Proprio nope! Allora, dunque... un po' di cure in più... e... Endurance e Dexterity? Noi abbiamo bisogno di una quantità di anime completamente smisurata. No, int... quanto abbiamo su int? Abbiamo 20 a int. 20-20? Ma no, per ora mi tengo 20-20, ragazzi. E beh... siamo in un mare di guai. Nonostante non si partecipi al Team Rocket, perché... io sono molto indeciso e molto confuso su cosa fare. Cioè, questa mappa si sta aprendo in maniera molto confusionaria. Allora... speravo di... esatto, devo andare dove mi porta il cuore. Devo andare dove mi porta il cuore. Kano Kanos, grazie.
Satan e Chunk. Ho trovato un seal. Era un anello? Ah, giusto, è vero, il Pontis... Non è male, il 5% è un botto. Eccolo. Unlocks passage to the untended graves. Ok, che bella icona. Ok, ecco qua come si fa. Ok, li shottiamo con un'arma Q4. Sceso gigante, no? CC. Può andare dietro gli scudi. Io sono completamente coinvolto. Io non so come fate a trovarlo magari intrattenente, ma io non so più che... Cazzo, sono stato un idiota. Allora. Io non ho il calcio qui, quindi... Mamma mia. Sì, sì, posso mettere l'anello di Patches per il calcio, ma non vorrei doverlo fare solo per queste furbette, visto che il calcio è così fastidiosamente difficile da... attivare. Piuttosto preferirei provare a fare, non mi ricordo più come si fa, ragazzi, l'ho fatto durante la veteran run, non sono... what? Vabbè. Bene, bel attacco in salto. Ok. Si faceva così, vero? Si faceva così, vero? Non mi ricordo più. Non mi ricordo più. Non mi ricordo più. Potremmo farlo standard, dai. Devo usare il beam, esatto, devo soffiare. Ci riproviamo, dai.
proviamo a saltare il boss. Amici! Quanti danni ti ho fatto, scusa? What? Oh, Froze, grazie! Grazie del raid, parliamo di videogiochi, di cuore! Hanno tolto la difesa aumentata. Oh, quell'R2 è molto forte, eh? Quante anime dà, perdonami? L'anima. Non mi ha dato anima. Non mi ha dato anima, non si può farmare. Ah, 12k? Ma no, volevo fare il calcio, perché non mi fa il calcio? 7k, vabbè, fatto apposta. Perché non mi fa il calcio anche sull'anello? Che sola! Che devi fare te? Scusa, perdonami. Adesso ho capito che puoi fare. Guarda, l'ho incazzata. Ma il modder è appassionatissimo di Dark Souls 2. Cioè, palesemente fan di Dark Souls 2. Dovrò usare anch'io le mie Dark Souls 2 ADE, allora. Con l'anello premi L1. Ah, ecco dove cazzo. Ma scusa, ma. Ah, replaces guard action with shield or weapon. Ok. Figo. Bellissimo. E ragazzi, ho troppe cose a cui pensare. Non riesco a essere... Ok, molto molto funzionale. Mi fa piacere che abbia avuto un effetto così sostanziale nella partita, mi sento molto soddisfatto. È letteralmente immune al contatto fisico. A posto. And that's how you do it. No, you... Ecco qua. A ognuno il suo. Ah, eri anziano. Dragonai. Ed era Covenant? No. Ah no, beh certo, il...
Quindi tutta questa parte il modder l'ha resa bella, densa e piena di oggetti, oppure solo una corsa per un boss che non c'è più? Non so se ne... non credo che ne valga la pena, ragazzi. Ci sono molte zone con strutture fisiche aggiunte? Vale la pena esplorare? Ai! Eh sì, a quanto pare qualcosa c'è. Non ne so. Ah, giusto, perché ho l'anello. E quindi non mi alzava lo scudo. Oh, Cinders! Oh, Cinders! Perché sei tu, Cinders? Dio santo, che pazienza! Allora. Quindi in realtà non abilita il simple kicking, perché lui mi dava comunque la spallata. Allora. Vieni. Oh, un po' di maledizione. Tanto sanguinamento non entra. Green Blossom. Eccolo, eccolo, il Dark Souls 2. È arrivato! C'è da pensarci. Aia! Ok, stiamo trovando molte armi interessanti. Quindi ha reso la mappa densa di cosine. Mi piace. Qui stiamo trovando materiali che ci saranno molto utili in futuro. Non bisogna dare niente per scontato, sono molto contento di questo dettaglio. Ma i danni che si subiscono sono completamente folli. Per quanto ovviamente non dovremmo essere qui, quindi ci sta. Aspettavo che ne arrivassero altri. Merda. Tempest, Forest, Grazie, Achides, Pumandro,
Vi sta piacendo? Dite che sono troppo concentrato sul gameplay e poco sul chiacchierare? Beh, non mi preoccupo, ragazzi. Si sa mai. Non voglio essere stucchevole. Non ci credo mai che hanno fatto questa cosa. Vi prego. È una frusta. Una frusta con quel damage output deve essere interessante da giocare. Ok. Immagino non ci sia niente qua. Stronzo. Capito che non ti piace il boss, ma... Figo. Questo non c'era mica. Non ti credo mai. Ok. Caldroy. Elele, grazie. Matt, quello bello. Grazie di cuore. Non... What? Perché è morto? Che cazzo? Non importa. Il fatto è che se c'è una chest cerchiamo di recuperarla dopo aver acceso un farò oltre, perché altrimenti senza teletrasporto della viverna. Non finiamo più. Allora. Oh, buono. Sto cercando un farò.
Amici, sto cercando un falò per recuperare anime e cassa. Dio. Che rischio. Holy Flame e Band of Sparks. E la Holy Flame? Affinity for physical damage. Ma dai? Ha proprio la fissa sto ragazzo, eh? Quanto duro questo? Non cadere. Zigbro, cursed tarnished coin. Qui non posso fare... ecco qua. Ma quello è riapparso. Wish. Oh, Ring of Steel Protection. Questo mi piace. Beh, abbiamo aperto lo shortcut, quindi ora possiamo andare a recuperare le nostre cose senza impazzire. Perché ho voglia di fare il Nameless King? Con un personaggio idioticamente debole. Sbagliato. Oh Gesù, un altro. Ah, ma perché tu prendi... perché c'è danno della caduta ovunque qua. Oh merda. Ci vuole così tanta pazienza. Benedetto il Signore. Allora. Quando tutti saranno Mimic, nessuno lo sarà più. È vero, è vero. Uè. Esatto, è così recuperiamo tutti quelli che non c'erano su Elden Ring. Sono d'accordo. Non è possibile. È venuta fino a qua a cercarci.
Allora. Dunque. Per favore, cadi, amico. Per favore, non ho la pazienza. Sono qui. Per favore. Voi pensavate che mi sarei arreso, eh? Che mi seguite a fare? Ok. A posto. Allora, abbiamo un grosso problema di stamina, a quanto ho capito comunque, eh? Abbiamo un enorme problema di stamina in questa avventura. E l'invisibilità comincia ad avere molto meno interesse, molto meno risultato. Allora, mi piacerebbe salutarci con il Nameless sconfitto. Vediamo se è possibile. Allora. Nope. What? Oho.
pieno di evocatrici. Va bene. Quindi? Sono preoccupatissimo. Si può già raggiungere... Si può già raggiungere il Nameless? No. Il Dragonite sarà l'oggetto di Covenant. Destrezza? È un'arma destrezza? Expel Lightning? Ma al moveset di una katana! Ah. Beh, abbiamo la nostra prossima arma. Abbiamo la nostra prossima arma, cioè non c'è neanche dubbio. Era un catalizzatore, infatti. Ci sarà Havel qua? O un Ornstein? Sarebbe carino se ci fosse un Ornstein. What the... Merda. Fuck!
Insomma, un qui qua qua migliore. Dai, un buon first try. Un buon first try. Holy fuck! Io non è. Mappe, ma gli piace veramente tanto Dark Souls 2, porca miseria. Secondo me quando ha fatto la mod ha pensato: dimostrerò a tutti che è il miglior capitolo. Quali erano le sue migliori idee di design? Ma certo, proprio quelle. Che stupidi. Tutti capiranno che è il migliore. Oh no, descrizioni sbagliate. Allora. Lightning. Aia. Qua non respawnano, ok. Hidden Blessing droppata, ok. Frigo Bar 17, grazie di cuore. Quante coccole. Bellissime parole. Derfen Selenis. Contentissimo di averti qui. Fark, di Quinta, Lisanti. Eccoci qua. Molto attenti, eh. Che dire. Quanto peso gli è andato? Ok. Vabbè, non avremo mai chance di equipaggiarla. Mai. Zero. La statua, mi sa che dovevi esaminarla. Quale statua? Qual è statua? No, basta un pezzo per andare in overload, non fatta, altrimenti ci sarei andato. Avrei fatto volentieri il tank. Cos'è questo respiro draconico? Non
so di quale statua si stia parlando, onestamente. Sopra dove? Ah, la statua centrale della boss fight! Vediamo se qua ci appare il nostro amico unico. No? Ok. Ah, Ricard, sei tu. Vabbè, sei scarso. Bravo. Buono. Secondo voi? Con ancora tutto da esplorare. Ed endurance a 30. Molto interessante quello che stanno aggiungendo a Sunbreak. Sta diventando veramente un grande Monster Hunter. Allora, è stato interessante giocare contro chi qua e qua comunque, eh? Ah, wow. No, ragazzi, non c'è possibilità di interagirvi. Sì, questo è il modello del Drago Cat Content, esatto. Quello che sarebbe stato un boss. Ma non ce l'ho il gesto della meditazione. Ah, ma ce l'ho! Ma no, merda! Devo farlo altre tre volte! Da mo' che l'avevo provato in vari posti. Non pensavo di averlo... Non mi ricordavo dove l'ho recuperato. Ah, era... L'abbiamo trovato in un luogo insospettabile molto tempo fa. Mannaggia me... Dovevo provarlo anche dove si prende l'anello di Calamite. Sì. Dai su, modder. Non prendermi in giro. Ah, il Crestfallen me l'ha dato. Giustamente. Lui sembra respirare, sembra la statua a respirare, ma... Però strano. Scammatissimo, vero? Non mi sembra vero. Madonna. Hidden Blessing... Cioè c'è la lucertola, ma nessun oggetto o cenere. Ok. Va bene, amici, andate pure. Niente. No, no, vai, certo, le ceneri non esistono in Cinder, se non le abbiamo mai trovate, ma... Qui mi aspettavo un altro boss. Forse si poteva evocare. Ah.
Dragonai. No! La Dragon Bone Smasher, Tailbone Club, Drake Fist, Small Shield. Ah, reduces weapon stamina. Ah, che figata! Ok, beh, immagino a questo punto che non serva. Ok. Ok. Era uscito un talk? Dove? Al drago. Ok che sono stanco stanotte, ma... Tanto dobbiamo esplorarla tutta quest'area. È che mi confonde da morire giocare... C'è una luce qua? Cioè non riesco a giocare calmo, perché è una mod troppo gigante. Talk? Dove? Ah no, ragazzi, la Covenant. Io non sono scemo, ok? Perché mi fate sentire inadeguatissimo. Un incantesimo nuovo. Va bene. Pensavo che fosse per bagnare il personaggio e aumentargli la difesa, diminuendo quella da fulmine, quando in realtà è per far cadere i mostri piccoli. Per far cadere i mostri piccoli. Il fatto è che il punto è che non trovando bracci nel gioco è molto meno istintivo mettersi a... diventare umani o comunque accendersi per evocare alleati o scoprire segreti, magari Hawkwood qui per esempio. Vediamo un po'. Forge item. 5 di queste. Vediamo. Qui non c'è Oakwood. Beh, la sua quest non è neanche cominciata, è ovvio che non ci sia. Ah, può essere per la campana, sì, è vero. Ma non credo che questa qui e questa abbiano... non c'è la sua quest. Ok, ok. Ci accontentiamo. Serpent solida, grazie di cuore. Allora. Vogliamo vedere che succede? Dopo tanto tempo che non lo combatto, secondo me ci
Vabbè, facciamo perdere cosa ci fa, va. Ok, è sempre lui. Non è cambiato. Me ne vado, va. Preferisco mangiarmi un succo. No! Eh sì, dovevo curarmi un po'. E mo? Chi se lo ricorda più, l'amico nostro? È finita. È turbo finito. No, non è vero. Non è finita, ma siamo comunque in un mare di merda. In un mare infinito di merda. Ok, vabbè, sì, sì, si torna a impararlo. Se riusciamo a stordirlo, si può fare. Se gli facciamo danno alla poise, si può fare. Pensavo che con i buff sarebbe cambiato tutto. Non è cambiato niente. Sono stato ovviamente più avido. Pensavo di avere il 90% della resistenza. Mi ha ucciso con 3 colpi al posto di 2. Quindi neanche le meccaniche GDR hanno valore. Ma scusate, aumenta del 20% le absorptions? Il 60%, cioè avrei dovuto essere quasi invulnerabile per 5 minuti.
Ammazza. Quindi la Sinders non premia questo tipo di comportamento. Per carità, io sono stato molto avido perché volevo abusare di un buff temporaneo. Ammazza. Vabbè, sì, sarebbe durato 90 secondi. Oh, vabbè, ci facciamo un altro paio di try e poi... E poi, non lo so, è che odio mettere segnalini. Aumenta la difesa, non riduce i danni. È tipo l'affermazione più strana che abbia mai sentito. Disseta, mica toglie la sete. What? Potrebbe non valerne la pena. Però mi dispiace perché adoro il combattimento del Nameless. E quindi... Oh, guarda. Sì, con 4 buff avevano quasi raggiunto la stamina normale, però è vero. Dite che lo molliamo? Ma mi sento una pippa a mollarlo. Vabbè, magari la facciamo la prossima volta quando sarò meno stanco. Alla fine sono quasi 3 ore di live come le nostre, solo che l'ultima è un po' rovinata. Va bene, sei molto onesto. Oh fuck. Sì, no, la cam è una delle fasi del boss, fuor da ogni ragionevole dubbio. Però ero convinto che il Bright Bug mi avrebbe stravolto il gameplay. Il problema è che probabilmente stravolge il gameplay solo quando hai giocato 100 ore e hai 200 a forza, sei livello 6000 e hai l'arma più 100. Però in realtà, alla fine, uno può anche fare una challenge uno stamina all bosses, quindi basta che tu non sia troppo stanco. Il fatto è questo, forse molti di voi non lo sanno, io ho deciso di cambiare gli orari del martedì, perché io oggi ho fatto 12 ore di live. E con 12 ore di live non puoi farlo. Se fossi più fresco, la prenderei in maniera molto diversa, molto più serena, perché comunque la prenderei come anima della sfida. Però dopo 12 ore di live a causa della schedule in cui dico di sì a tutti i collaboratori, a tutti i progetti, il martedì diventa veramente impossibile, perché ho la mattina la live con Lara, il pomeriggio ho il gen, il pomeriggio subito dopo una mia live, dopo la cena subito dopo questa. Sono sempre 2 ore, cioè impazzisci. Sei completamente impossibilitato a vivere. E quindi non la puoi fare, dai. Con un po' più di freschezza mentale sarebbe molto più interessante fare queste sfide. Perché, oh, è l'anima della sfida, eh? Beh. Ok, niente attacchi speciali, dai. La facciamo easy. Minchia, con i buff era quasi uguale, incredibile. Niente, non puoi curarti. Non puoi neanche curarti. Perché il Nameless King
È una danza in cui non devi mai fare un errore, e se devi allontanarti, devi farlo quando c'è una finestra per farlo. Facciamo giusto un'altra prova. E poi, senza rancore per la gran boss fight, cercheremo di studiarne un po' la struttura la prossima volta in questa mod, perché non vale la pena. Con un'arma più 4 si potrebbe fisciare con gli incantesimi, ragazzi, ma ti pare? Ricordo esattamente quanto è stato noioso e mediocre farlo con Gundyr. Però diciamo che mi dispiace per la stamina. Per il fatto che la mod voglia invogliarti in maniera un po' artificiale a equipaggiarti tutti i pezzi per abbassarti la consumption, perché altrimenti sei letteralmente, come con l'adattabilità, svantaggiato. Ve l'ho detto, è come Dark Souls 2. Ha voluto aggiungere una meccanica simile all'adattability, solo che Dark Souls 6 l'aveva corretta sta cosa. Ho rollato dentro, cioè ho rollato di fianco, perché non ha... Non sarò stato colpito dalla hitbox prima di poter fare la schivata. No. Che faccio adesso qua? Massa, dai. Fatto 30. Non resto qua, è troppo sciocco. Almeno un try con un minimo di ricordo di aver mosso qualche furbizia ci sta. Però no, questo attacco si può schivare facilmente. L'hitbox della fiammata è molto ordinata e non è nulla di scorretto. Semplicemente devi capire la direzione del re delle tempeste prima che salti. Per farlo devi avere il cervello acceso, essere meno stanco, odiare meno certe scelte di una mod e allo stesso tempo non avere l'inquadratura che combatte contro di te. Cura Malp, grazie di cuore. GG Scaff, grazie anche a te. Papercut, Jimogan, Catugnoso, Crevians, Ladeb, grazie, siete stupendi. Mi dispiace solo che ci sia così poco da... Sapevo che non l'avrei colpito. Questa hitbox è sempre deliziosa. Deliziosa, vi dico. Visto? Se vedi la creatura è facile schivarla, non è scorretta, però devi vedere la creatura. E lì c'è il difetto del gameplay, ma vabbè, questo è From Software che non si evolve mai. Che collo lungo che hai. Che cosa è? Ah, sta soffiando. Merda. La hitbox del fuoco lateralmente è più spessa di quello che l'occhio vede, quindi anche se schivi lateralmente in maniera... Me ne sbatto. Tanto si forgiano queste cose, no? Che poi ogni volta che soffia è divertente perché uccide qualcosa che mi dà anime, per poter comprare risorse. Oh. Si possono craftare le benedizioni divine? Mi sa di no. Devo smettere di usarle, vero? Perché le ho accumulate adesso. Devi fare una scelta! Non pensavo che fosse questa! Quanto dura sta fase 1, mamma mia! Okay.
Michele. Come on. Ho schivato molto bene, in teoria. Ho veramente sbagliato così tanto. Io mi allontano, devo curarmi. Sarà una cosa brutta da vedere, ma... vabbè. E se faccio... No, non conviene. E se no, vuoi fare una prova? Ok. Devo coglierci, però. Ah, mi ero dimenticato del follow-up. Niente. Volevo provare a fare gli attacchi pesanti, ma mi sa che è troppo lento, vero? Vediamo un po'. Non ne vale la pena. Dicevamo? Posso? No, vero? Era male il buff. Bei danni. Mamma mia, che pazienza. Non mi avete risposto, ma presumo che non possa craftare le benedizioni, vero? Minchia, troppo stanco. Non puoi non schivare questi attacchi, Mike. Cioè, sei ben oltre quel livello. Sto leggendo anche la chat. Non molto smart, vero? Avidissimo, troppo avidio. Ma perché lo fai? Perché lo fai, Mike? Poi ti piace così tanto sta boss fight. Speravo che cadesse, ammetto che speravo che cadesse. Troppo pre... Peccato. Mi piaceva il ritmo che avevo ottenuto. Però, dopo non riesco neanche più a parlare. Ah, morto. Ok. La lasciamo, per ora. Perché 12 ore di live il martedì sono un errore per la salute mentale e la capacità da qui qualunque videogiocatore. Però se mi impuntassi riuscirei a vincere. Oh no. No, no, no. Oh fuck. No, 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 no. Oh. Ok, niente, scusate. Vi racconterò un giorno questo aneddoto. Dio santo, madonna. Che sfigati, Cristo. Allora, non parlo di voi, siete santi, siete santi. Ho letto un messaggio, non preoccupatevi. Nessuno di voi siete meravigliosi. Non parlo di voi. Vedete? Non c'era modo di curarsi. È l'anima della sfida. Dovremo parlarne la prossima volta. Vale la pena impuntarsi? O possiamo effettivamente cercare di vincere nonostante tutto? Allora, per ora noi ci salutiamo. Però d'altronde è l'anima della sfida 2. Se non ho fatto 12 ore di live e non sono così infelicemente stressato da mille pensieri, secondo me si fa molto più serenamente. Solo che la stamina è un problema. E non mi è chiaro se per caso ho chance di abbassare la stamina consumption in qualche modo. Beh, ci sarebbe una cosa che possiamo fare, eh? Guardate quanto è spostato verso caratteristiche folli questa mod. La Ultra Greatsword, wow. La Dragon Greatsword, vabbè.
Io non posso usare nulla di queste cose. Mazza, wow. Oh. La Ancient Dragon Halberd. Absorbs 50 HP on kill. On kill, però. Dragon Bone Fist, 40. Di quanto? Molto poco. E se al posto di fare il capriccioso mettessi questo? Mamma mia, non serve a niente. È un aumento ridicolo. Salvo il potenziarlo con più 1, più 2. Oh mio Dio, bisogna... È quel tipo di mod? Dobbiamo farmare Gundyr per aumentare la difesa fisica? Quanto... Fatemi vedere se sono abbastanza sveglio da fare in 2 minuti Gundyr, altrimenti ci salutiamo subito. Credo di essere troppo stanco. Ma dovrebbe essere al 100% del drop se lo facciano damage. Se non riesco a farlo first try no damage, lasciamo perdere. Di quanto aumenterà del 2% la difesa ogni power up? Non volevo fare questo, ma ok. Vabbè, ora si trasforma. Scemo che sei. Con questi attacchi extra da mod antipatica. Ti avevo fatto no damage. Mannaggia. No, no, ci sta, ci sta. Però è una mod che potrebbe essere... Spero che non sia poco interessante. Perché è incredibilmente legata... Ha un sistema quasi MMOistico di gameplay. E quindi... Farmare per poter trovare una sfida... Non lo so. Mike! Ok. Lascia perdere, Mike. No, no, so che ci sono mod più complesse. Abbiamo il sequel di Dark Souls, la Convergence. Però di questa avevo sentito parlare moltissimo, quindi... Oh no! Speravo di riapparire fuori. Ah, ma giusto, mica Dark, mica Elden. Oh no, sono così stanco. Sono così stanco. Ah no, io non droppo mai nessuna serie. In realtà potenziare i personaggi mi diverte molto nei GDR. Però qua abbiamo un problema di divertimento se faccio le challenge, altrimenti la si finisce in un secondo. Però in realtà non vorrei essere così banale. Non me lo meritavo questo non perry, eh. È sempre il dislivello della hitbox dell'angolo. Vabbè. Ok. Ok. Ci sta. Right.
ammazziamolo per togliere il revive e vi saluto però con un po' di dignità. Nel senso che è divertente avanzare, solo che mi dispiace che le sfide si limitino a fare cose forse troppo ripetitive. Mi sento in colpa per il contenuto, ve lo dirò. Figlio di puttana. Lo sapete cosa si prova a fare il parry col tempismo giusto ma all'angolo del boss? È come fare i backstab al Cavaliere Nero. Il Cavaliere Nero, quando gli fai il backstab, sai che soffri perché pensa di non meritarselo visto che è davanti a te, ma tu sai che gliel'hai fatto. No? E questo è lo stesso discorso. Identico. Putrido e infame. Però lo stesso. Solo che è un po' strano avere tutte le mappe accessibili fin dall'inizio. È tutto molto... Sei veramente un figlio di puttana. Facciamola finita, dai. Che poi è un pattern fisso ormai con la IA, capite? Vedremo, vedremo. Cioè, quindi anche quello, quindi anche il piano che volevo fare vincendo l'ho ottenuto comunque. Va bene. Quindi Physical 30. Non è poco. Non è poco. Ragazzi, è stato un enorme piacere e abbiamo deciso forse di fare una challenge molto complessa che sarà stupendo ricordare come vecchi tempi. Quindi, grazie di cuore. E... buon riposo. Grazie del supporto. Vinceremo la challenge, assolutamente, perché è l'anima della sfida. Grazie di essere stati con me. Vi adoro. A presto, ragazzi. Semper Fi. Grazie ancora, ragazzi. Perdonatemi il finale un po' moscio, ma I'll be back.